se uno dice box a Taranto, dice Vincenzo Quero. Il maestro Vincenzo Quero, campione italiano degli anni 60 e 70, ha questa palestra bellissima che guida e porta avanti completamente da solo, senza aiuto da parte delle istituzioni o della federazione. Anche se l'anno scorso è arrivato terzo su oltre 700 società pugilistiche in quanto a iniziative, in quanto a serate e manifestazioni. Maestro Quero, ma il pugilato, quello che veniva definita la nobile arte, è ancora uno sport da fare? Forse è da fare più oggi che ieri, perché ieri i frequentatori erano molto meno, però diciamo più capaci, gente che veniva diciamo dalla strada così, più coraggiosi. Oggi i ragazzi hanno tutto quanto e non si sacrificano molto. Frequentando questa palestra pian piano cerchiamo di farli conoscere i sacrifici e tante altre cose belle. Va bene, sacrificio, impegno, però questo significa anche togliere i ragazzi dalla strada, dargli un'occasione di riscatto, recupero della devianza. La box insegna tutto questo. Sì, infatti la soddisfazione del chi fa il pugilato è quella magari di essere visto, naturalmente, come tutte le altre cose, o l'attore o tutto quanto, vogliono essere visti. Allora cerchiamo di organizzare più manifestazioni possibili. Tutto quanto per fare questo ci costa molto, non solamente sacrificio di lavoro, di tempo, di insegnamento per i pugili, ma ci vogliono anche soldi. Dove Taranto sia, sia dei contributi per gli enti oppure posti per organizzare, addirittura nelle piazze, nelle vie. Nessun aiuto. Più sponsor che non si trovano, qualche amico di palestra, qualche volta c'è qualche cosina, ma non cerchiamo di non rimettere molto, però si rimette sempre soldi, però lavoriamo 24 ore al giorno in palestra con i frequentatori, perché mettiamo delle migliaia di euro da parte per poter organizzare e dare modo ai ragazzi, ecco, di dare la loro soddisfazione, di farsi vedere dai parenti, dagli amici e magari scrivere il nome sul giornale. Ma anche insegnargli delle tecniche di autodifesa. Certo, ma io dicevo solo per l'organizzazione. Per l'insegnamento, naturalmente, tutte le sere in palestra i pugili si sacrificano, si imparano i sacrifici, tutto quanto. A noi volevo dire anche questo, che non sono l'unico a sacrificarmi in questa palestra. A parte c'è la famiglia, i due figli, anche mia moglie, e ci sono anche 8 istruttori nati qui dentro e operano ancora qui dentro, che danno una mano. Cioè non saremo capaci da solo a portare avanti questo discorso di tanti ragazzi. Vogliamo ricordare qualche nome di pugile emergente? Io se faccio un nome farei male agli altri che me ne scordo, perché sono una cinquantina di ragazzi affiliati alla Federazione Pugilistica Italiana, ma ce ne abbiamo una 25-30 ragazzi che qualcuno manca, qualcuno ritorna, assidui, che meritano. Noi abbiamo ragazzi di addirittura di Massafra, di Paesi, di Mottola, che vengono qua tutte le sere sacrificandosi anche a rimettere soldi del viaggio, perché costa la macchina, costa tutto quanto, il tempo. Dopo il lavoro questi ragazzi vengono in palestra volentieri, perché poi diamo forse dico, sta loro di giudicare, un po' di simpatia, un po' di cerchiamo di dare anche di essere fratelli, padri, nonni, insomma qua. Qui naturalmente non c'è una convenienza di fare soldi, no, ma fa proprio niente. Cioè vogliamo dare qualcosa alla città di Taranto, come sempre. Io a moltissimi anni, da 17 anni a 22 anni, setti fuori, ho girato, dissi a chi lo pregai, perché veniva dall'Australia, dissi: senti, non dobbiamo andare da nessuna parte, ma muretavamo a casa nostra, dissi. Rimanemmo a Taranto, abbiamo fatto qualcosa così, si poteva fare molto di più. Comunque avete seminato. Ecco, Taranto rimane sempre uguale, però. Scusatemi se mi permette, noi a Taranto apriamo la porta degli ospiti che vengono da fuori, non se ne frega niente della propria città. Noi tarantini vorremmo dare qualcosa alla nostra città, vorremmo fare qualcosa per la nostra Taranto, per la nostra gente, tutto qua.
perché Tarantino parla così, gli altri fanno solo l'affare loro e basta, insomma. L'ultimo appello chiaramente è per gli amministratori pubblici e coloro che potrebbero aiutare questa nobile arte. Alla prossima.